fatto veramente proprio con tanto amore, Marco. No. Molti anni fa, più precisamente il 10 gennaio del 1957, nacque un nome che fu così classificato. Ordine Primates, sottordine Antropoidea, Francesco, Ominoidea, famiglia Ominoide, genere Marcus Salvischianus, specie Sapiens, sottospecie Sapiens. I dati molecolari hanno però dimostrato inequivocabilmente che l'uomo Marcus Salvischianus si avvicinava sempre più alla specie di uomo Modernus Forsunus. Si dice che per circa mezzo secolo grossi studi su questa specie di uomo e si arrivò così dopo vari esperimenti la prima svolta era il 10 gennaio a 50 anni. L'uomo Marcus era diventato come segue: Erectus, Misterosus, Altus, Bonus, 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 Palestratus, ora avete azzeccato uno, che miseria, Laureatus, Viagratus, questa ci sta, l'età con geste pericolose. Per maggiore sicurezza, qualora non ci fosse più fiducia nella storia, aprire il pacco, ahia, si comunica che gli studi sono stati portati avanti con gli ottimi risultati dall'equipe di Comitivo Sistema Speare. Ah, questa è bella! Guarda un po' che idea! Vuoi aprire? Vuoi aprire? Bella. Vediamo cosa c'è. Marcus, bonus a 2-7, the winner. Abbiamo tenuto nascosto. Dov'è il biglietto mi interessa. Ciao Gian Paolo. Ciao Paolo. Ah, ecco, ho messo che ci mancava, visto? Marco, questo è il più bello. Ecco, per forza. Grazie. Andiamo. Mattia dopo, quando ci vanno i piedi, si è assolutato. Andò.
vogliamo mettere qua in alto, forse lo faremo leggere. Auguri, ben arrivati, ben arrivati. Allora Marco, questo è per te. Allora, un attimo di attenzione. Innanzitutto vorrei fare gli auguri al signor Marco. Accogliamo un applauso. Un applauso anche alla famiglia di Marco. E un applauso anche per voi che avete partecipato a questa bellissima festa. Due paroline da parte del festeggiato. Che oggi compie, non lo so, quindi non so cosa. Però lasciamo perdere, no? Ok. Più vicino. Va benissimo. Vi volevo ringraziare per la colta e numerosa partecipazione. Grazie Dio. Avevo preparato un discorso, diversi discorsi, però onestamente farò a ruota libera. Alessandro vedo che già abbraccio, sì. Praticamente oggi l'ho fatto il giorno 10, ma lo festeggio oggi 50 anni. Sono un'età a cui... Grazie, grazie. Auguro a tutti di arrivarci con una ruota nuova, una fantasia di un uomo. Io l'ho raggiunto con un'altra vita, quella della laurea. Mi solleva e mi dà più forza di andare avanti. Quello che volevo dirvi è che la cosa più importante è che voi vedete di fronte a voi un amico che ha compiuto 50 anni, ma io vedo tavolo per tavolo la mia vita, cioè formata da persone che mi hanno accompagnato durante i 50 anni in varie fasce d'età e che sono rimasti vicini. Naturalmente ci sono quelli che sono stati vecchi amici, i primi dell'infanzia e gli ultimi, quelli dell'università, e ho notato che il gruppo o i vari gruppi che si sono formati sono perfettamente selezionati e riguardano proprio una tranche, un gruppo di un periodo della mia vita. Sono onoratissimo della presenza e vi ringrazio perché questo mi dà. Naturalmente non voglio aggiungo che oltre ad alcune tavole a cui ho fatto segno, ci sono altri gruppi, oltre agli amici, sono persone che mi hanno dato una mano durante la vita, persone di vita, di palazzo, di amici ex colleghi di lavoro e ringrazio anche loro, quindi non volevo assolutamente dimenticare o sviare il tavolo dall'altro.
E infatti, ecco, ci sono anche quelli, ci sono di cui due no, di cui due no, che loro mi conoscono da piccolo. E un maschietto. Vi ringrazio di cuore e fate parte della mia vita, tutti quanti, più o meno. Grazie, il buffet sarà aperto, quindi vi potrete servire. Troncatevi. Vi ringrazio di nuovo e. Incontrato
Thank you.
Non vi appartate. Fatemi vedere. Lontano da sudore, ah,
Forza Marco. Francesco. Quante notte non ti vedo, non ti sento in braccio, non ti vado questa voce, non ti stringi forte il braccio a me, ma se da le notte suone, ne fai cagnere per te. Mezzo quintale, forza con l'applauso. Vive sempre stato tempo, io non penso che te solo, un pensiero mi consola, tanto pensa solamente a me. Ah, più bello, tutto è bello, non Santa Fe, su un cielo, su un trio, fu il punto.